Buona giornata, cari telespettatori, benvenuti, pronti ad affrontare, insomma, ormai siamo verso la conclusione della settimana. Sta qui, noi vi auguriamo il buongiorno con il nostro caffè e soprattutto con il vostro e con le nostre storie. Oggi andiamo avanti con una storia a ritmo di marcia. E qua presente con noi lo ringraziamo di aver accettato il nostro invito, campione olimpico Maurizio da Milano. Maurizio, buona giornata e benvenuto. Buongiorno a tutti e buon caffè. Maurizio, questa sera protagonista al teatro della Casa Salesiana di Cuneo di un incontro dedicato a Don Bosco, un gennaio salesiano che si prolunga nel tempo in cui a farla da padrona sono i campioni dello sport. Ci sarai tu con un altro grande campione dello sport cuneese, Feffè De Giorgi, lo ricordiamo tra le maglie. Con la maglia della squadra dell'Alpi Tour Cuneo, a parlarci di che cosa vuol dire essere campioni. Campioni, l'equilibrio tra una medaglia e la vita. E che cosa ti faranno raccontare questa sera, Maurizio? Ma immagino che si racconterà un po' della mia storia, di quella di Fefè, di quella degli ospiti che saranno presenti e sicuramente in un parallelo tra quella che è stata la nostra vita sportiva e quello che è stato ed è ancora tutt'oggi il dopo sport, la vita più normale, quella che facciamo come fanno tutte le altre persone, pur rimanendo legati a quel filo che ci unisce con un passato più o meno recente che è quello della nostra carriera sportiva. Cioè, questo è veramente un incontro da caffè, quindi la mia domanda può sembrare banale, ma nel tuo passato c'è un incontro con gli oratori, c'è un incontro con Don Bosco prima di entrare in un teatro di una casa salesiana? Beh, indubbiamente io sono di quella generazione dove gli oratori erano ancora molto attivi anche nei piccoli paesi, quindi l'oratorio legato alla parrocchia è sempre stato un punto di riferimento per noi bambini, per ritrovarci, per giocare, ma anche per fare l'attività religiosa. E poi sono naturalmente da piemontese, non posso che essere legato al nostro santo sociale per eccellenza, diciamo, non è il solo, non è l'unico, chiaramente dei santi sociali piemontesi, ma Don Bosco rimane per tutti noi piemontesi un pochettino nel cuore e nell'anima. Poi sono particolarmente legato anche ad una suora salesiana che con me ha fatto un pezzo di percorso anche di vita sportiva, oggi è a Roma, è stata per molti anni in Africa e che è la Elena Rastello, che è stata una ottima mezzofondista e oggi è nelle file dei Salesiani. Allora, Maurizio, campioni nello sport e nella vita. Noi ci ricordiamo, io ho un ricordo da bambino perché mi hai obbligato a fare una notte sveglio, probabilmente. Erano le Olimpiadi di Los Angeles, avevo 10 anni, dell'84, tu conquistasti la medaglia di bronzo, qualche anno prima portasti a casa addirittura la medaglia d'oro. Tre ingredienti per aver successo nello sport. E sono gli stessi per aver successo anche nella vita. Sono molto simili, seppure con dei percorsi diversi e con delle sfumature diverse. Beh, innanzitutto la passione. Io credo che la passione sia sempre al primo posto in qualsiasi cosa facciamo nella vita. Nello sport poi è determinante perché la passione non ti influenza più di tanto neanche nella scelta dello sport da praticare, perché è una cosa istintiva e perché cresce con via via che vai avanti nella pratica e quindi diventa veramente la libertà di scelta all'interno dello sport. Poi la voglia di mettersi in gioco, la voglia di essere per certi versi un pochettino giudicato anche in quello che fai, nella tua costanza, nel tuo impegno quotidiano, perché i risultati vengono attraverso questa capacità di essere quotidianamente immerso nell'attività, con l'allenamento, eccetera. E poi io ne metterei un terzo, che forse non è così vicino al mondo dello sport, ma è rimanere legati a quella che è la realtà nella quale si vive, soprattutto la realtà del mondo
che ci circonda, che non è solamente quello dello sport. E ci sono dei valori piemontesi che aiutano nello sport, delle tradizioni della nostra terra che ha respirato anche Don Bosco, visto che ne parleremo in una casa salesiana, che danno una connotazione vincente al fare sport. Ma sicuramente ce ne sono tante. Io credo che forse una delle più vicine a quello che è un pochettino lo stile e anche, come dire, la tradizione piemontese è la concretezza. E la concretezza è sicuramente un fattore determinante anche nello sport, la concretezza di sapere e conoscere i propri limiti, la concretezza di conoscere qual è l'impegno quotidiano, la concretezza di misurare le situazioni e le persone che ti stanno davanti e ti accompagnano. Io credo che questo sia veramente una caratteristica piemontese. Poi chiaramente si dice l'impegno, la dedizione al lavoro, tante altre cose che possono caratterizzare i piemontesi, ma credo che la concretezza sia veramente un fattore determinante e anche un po' caratterizzante di quello che è la piemontesità. Guarda, ti faccio una domanda che può essere un po' birichina, ma parte del terzo posto proprio delle Olimpiadi di Los Angeles. Un grande uomo si riconosce da come vince o da come sa perdere? Ma io credo che lo si riconosca in entrambe le situazioni, perché saper vincere è sicuramente qualcosa di importante, ma non è solo il vincere, è il modo in cui si vince, anche nel rispetto con gli avversari, anche nel rispetto di quello che è il percorso che si fa. E naturalmente il saper perdere è un pochettino il sale dello sport, il saper ricostruire un percorso nel momento in cui le attese di una vittoria non sono arrivate al punto in cui ci si aspettava, quindi è un po' una rinascita continua e sicuramente si impara molto spesso di più dalle sconfitte che dalle vittorie. Ma le vittorie devono essere vittorie fatte nel modo giusto, devono essere vittorie che insegnano ad avere consapevolezza di quello che è un percorso dove oggi si vince e domani si perde. Allora, la marcia lo sappiamo, è uno sport fatto di tanta fatica, costante nel tempo, per lunghi tratti. È uno sport sicuramente non ricco, non è il mondo del calcio, non è il mondo del tennis, non è il mondo del basket o di certi altri sport americani. E quindi forse risente meno un po' della dinamica del riatterrare dopo una grande carriera da campione. Ma in linea di massima, nello sport c'è un po' questo rischio che al termine di una carriera uno atterri quasi senza paracadute a una vita con ritmi diversi, con attenzioni differenti e debba un po' rinascere a se stesso. Ma questo indubbiamente fa parte della normalità della vita. Si transita da un mondo, da un percorso fatto ad un altro, ed è normale che questo accada. Io credo indubbiamente che la forza di uno sportivo nel pensare al domani sia quella di sapere benissimo che questo accadrà, e soprattutto nel saper trasportare poi in questo cambiamento gli obiettivi che ha saputo darsi nello sport. Chi vive così del passato, delle cose successe, non dico di rimpianti, ma a volte succede anche questo, probabilmente fa più fatica a effettuare questo passaggio. Chi è consapevole di una realtà che comunque ha un termine, come quella dello sport, che quindi deve, se non reinventarsi, prepararsi sicuramente ad un futuro, credo che lo faccia atterrando tranquillamente col suo paracadute in un mondo nuovo che magari si è già preparato. Tu su che cosa hai fatto leva? Ma io ho deciso già in anticipo che avrei smesso con l'ultima Olimpiade di Barcellona, poi non fu fortunatissima per un problema fisico e quindi
decidetti di voler chiudere comunque quell'anno, ma provando ancora qualcosa di importante, e ci inventammo la ricerca del record del mondo dei 30 km in pista a fine stagione. Io conclusi la carriera appunto a ottobre a Cuneo, esattamente 20 anni dopo che l'avevo iniziata sulla stessa pista, facendo il record del mondo di 30 km delle 2 ore in pista, che è ancora oggi imbattuto. Maurizio, parlavamo un po' dietro le quinte, no? Nel pre-caffè, del modo in cui anche i giovani oggi forse affrontano lo sport e magari di conseguenza la vita. Ti ci ritrovi? Lo sport resta un veicolo educativo forte, i giovani lo affrontano con la stessa passione di una volta, è troppo facile generalizzare? Ma è sicuramente troppo facile generalizzare. Io credo che comunque rimanga un elemento essenziale nella vita dei giovani dal punto di vista della formazione personale e dal punto di vista anche proprio della loro capacità poi di guardare ad un inserimento nella vita, come dire, adeguato, fatto in modo giusto. Oggi forse c'è una concezione dello sport diversa da quella che ho avuto io da ragazzino, ma credo non sia diversa la passione, la voglia che spinge i giovani a fare sport. Certo, oggi forse il denaro, il guadagno, la popolarità, eccetera, hanno avuto un po' più il sopravvento rispetto alla soddisfazione personale del miglioramento, del risultato, della voglia di crescere. Mentre come dire, la materialità del mondo sportivo è forse la vetrina che i giovani oggi hanno a disposizione quotidianamente, che prevalentemente è il mondo professionistico, in particolare quello del calcio, ha un po' distorto questa idea e questo concetto. Io credo che oggi sarebbe assolutamente molto importante inserirne un altro, che è quello della tutela della salute, della qualità di vita e del benessere, perché questo è come dire, un punto essenziale del futuro della vita, non solo dei giovani, ma delle persone in generale. Forse capire che lo sport, l'iniziarlo nel modo giusto e nel tempo giusto, diventa un qualcosa che ci può accompagnare per tutta la vita, per stare meglio, per vivere meglio, per avere una migliore condizione e qualità della nostra vita, forse sarebbe un discorso assolutamente importante, perché poi, come dire, la prevenzione, la qualità, la tutela della nostra salute, io dico che molto più che nelle nostre mani, sta nelle nostre gambe. Maurizio, nel mondo dello sport come nella vita c'è anche il rischio di trovare le scorciatoie, di bleffare. Purtroppo, di fronte a certi sport, anche i tifosi o gli appassionati a volte si disilludono un po' perché scopriamo la vera classifica di arrivo del Tour de France dopo 5 anni, piuttosto che il risultato di una medaglia anche olimpica, dopo un po' di tempo, no? Come si combatte, come si affronta secondo te, questo rischio di una scorciatoia apparentemente facile, sia nella vita che nello sport? Ma indubbiamente il doping è un tema culturale che va affrontato nei termini che si affrontano tutte le questioni che riguardano una cultura complessiva, un'idea di vita. Certo, il doping è oggi sicuramente un tema importante in uno sport che ha sempre più visibilità, sempre più attenzione e anche sicuramente sempre più interessi. Ed è un tema che secondo me va affrontato nel modo giusto, senza però tornare troppo indietro. Ogni epoca ha le sue caratteristiche, ogni epoca ha le sue situazioni, e oggi credo che spesso si faccia un po' di retromarcia, forse per nascondere o per attenuare l'attualità del presente. È sicuramente migliorato molto quello che è il sistema della lotta al doping, non ancora probabilmente perfetto, forse non lo sarà mai, perché chi deve ricercarlo probabilmente rimane sempre
un passo indietro a chi invece lo pratica, però credo che questo passo si sia accorciato e prima o poi diventerà solo più un piede, magari un domani. Poi non c'è solo il doping, a volte sai, mettono il motorino dentro la bicicletta, la tuta un po' più larga che ti fa volare, quella che ti fa nuotare un po' meglio. C'è sempre un rischio, no, del genere, di trovare la scorciatoia. Non c'è dubbio, la scorciatoia nella vita fa parte un po' delle debolezze dell'uomo. Cercare soluzioni più facili fa parte di questo percorso, ma nello sport è un aggravante, nello sport è qualcosa che non va bene, ma come dicevo prima, è anche figlia di epoche, figlia di momenti, di situazioni, non solamente una colpa in sé primaria. Io non amo molto la restituzione delle medaglie, io non credo che sia la strada migliore forse colpisce l'opinione pubblica, ma io credo che una medaglia vinta da un atleta dopato debba essere non assegnata. È una sciocchezza assegnarla al secondo, perché probabilmente senza di lui la gara sarebbe stata diversa o avrebbe potuto essere completamente diversa. Magari quel secondo non arrivava neanche secondo, avrebbe potuto arrivare terzo o anche più indietro con una condizione di gara diversa. Pensiamo soprattutto alle gare lunghe di resistenza che giocano molto anche su questi fattori. Aspetto. Per cui secondo me è una scorciatoia anche quella, consegnare, rifare le classifiche. Le classifiche sono quelle, chi è pescato, la medaglia non viene assegnata, chiuso, finito. Maurizio, noi ti ringraziamo l'appuntamento di questa sera per venire al Teatro dei Salesiani di Cuneo per ascoltarti insieme con il grande Fede Giorgio, allenatore della nazionale italiana di pallavolo, che tanto ci ha fatto sognare. In conclusione, un ultimissimo flash. Hai seguito le Olimpiadi invernali di Pechino e quanto serve a questo punto lo sport per creare comunità, per farci sentire, in questo caso, italiani che facciamo il tifo per i nostri atleti e li ammiriamo nelle loro performance. Certo, le ho seguite come gran parte degli italiani e credo che soprattutto le Olimpiadi sia veramente il grande momento che unisce un paese, che unisce un paese sportivo e non sportivo, perché a diversità, ad esempio, di un campionato del mondo che come dire, raccoglie attorno a sé soprattutto gli appassionati di quel determinato sport, l'Olimpiade è veramente quel momento universale dove, come si dice, anche la casalinga di Voghera sa benissimo cosa succede e sa benissimo cosa è importante distinguere. Ti ringrazio Maurizio perché la cito sempre io, questa volta la citato uno dei nostri ospiti, quindi grazie di cuore Maurizio da Milano questa sera al Teatro dei Salesiani di Cuneo con Fefele Giorgi. Una buona giornata a te e una buona giornata a tutti voi, cari Grazie a telespettatori. voi, arrivederci e buon caffè.